Amici, bentornati sul canale 9000 Giri Elaborazioni Autosportive. Siamo lieti di farvi vedere diciamo il backstage della trasmissione Piazza Pulita. La trasmissione è andata in onda sulla 7 di Formigli, dove siamo stati invitati a parlare appunto di macchine elettriche. Quindi abbiamo recuperato non tanto la trasmissione che potete andarvi a vedere registrata sulla 7, quantomeno il backstage. Questa è una cosa che a noi ha fatto molto molto piacere, perché il fatto di essere invitati da una emittente così grossa, anche solo per un nostro parere, significa che un minimo siamo conosciuti a livello nazionale. Quindi godetevi questo backstage. Per qualunque genere di domanda o di informazione mi scrivete nei commenti, io vi rispondo come al solito. Nel frattempo vi invitiamo a cliccare sulla campanella, a mettere un bel like sul video e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima! Sentiamo proprio un cliente che cosa, perché decide di fare questo tipo di modifiche che comunque hanno un costo, sì, e quant'altro. Per cui diciamo, ci devi spiegare tu cosa fai qua, voi cosa fate qua. Sì. Quello che ci chiedono spesso i nostri clienti è quello di avere un sound un pochino più sportivo, cioè nel discorso delle, come facevamo prima, delle macchine di ultima generazione. E il fatto che sono talmente strozzate, mettiamola così come concetto, che tu non hai praticamente sound, sono un sound zero, salvo pochissimi casi, anche una macchina sportiva di cilindrata consistente non ha più voce, non ha più quel timbro che è la caratteristica appunto di una macchina con determinate finalità. Quello che ci chiedono spesso è di avere un sound sportivo sempre entro determinati criteri, quindi non facendo delle cose fracassoni, ma facendo una cosa diciamo fatta in maniera come dire logica, in modo tale da dare una voce alla macchina. Quindi quello che si cambia una parte delle, o più pezzi della linea di scarico, ovviamente andando a mettere sempre dei componenti omologati, quindi siamo sempre nella legalità, non andiamo a fare cose particolari, quindi andiamo in questo caso a ottimizzare la sonorità, ed è quella la finalità di un ragazzo, di un cliente che ha una passione appunto per le macchine sportive e che riesce ad avere una soddisfazione nel sound della macchina. Se no tu prendi una macchina sportiva, benissimo, le prestazioni, quello che vuoi, ma la macchina è muta, cioè gli manca una parte della caratteristica che fino a un po' di anni fa era forse una delle caratteristiche fondamentali. Avere la macchina che rompa, come si suol dire, è una caratteristica molto importante per un cliente che spende dei soldi, che vuole quel tipo di prodotto. E in generale qua cosa fate? Noi facciamo, diciamo, il nostro tipo di lavoro si divide in due parti. Uno sono proprio le ottimizzazioni, cioè le macchine nascono già perfette, diciamo già o ai limiti della perfezione. Quello che noi facciamo è cercare di andare a trovare quel quid in più, sempre partendo dal concetto che quelli, i clienti che si rivolgono a noi sono dei clienti che hanno, diciamo, la passione per le macchine, non usano la macchina per spostarsi dal punto A al punto B, hanno una passione per la macchina, curano la macchina come succedeva tanti tanti anni fa, e per loro l'utilizzo della macchina a volte deve essere un utilizzo proprio tattile, come si suol dire, per cui il discorso del sound è una parte, il discorso di avere una, come dire, una macchina più performante da un punto di vista di assetto, di impianto frenante, andiamo a fare sempre, nell'ambito, come dicevo, della legalità, dei piccoli ma significativi miglioramenti. L'assetto, vengono cambiate, non so, le molle, gli ammortizzatori, per avere una macchina più stabile, nonostante che una macchina che esce di serie ha già l'assetto, ovviamente come tutte le macchine, però si può migliorare, come si può migliorare la frenata, come si può migliorare il sound, come si può ottimizzare il discorso dei consumi, ci sono tanti, o l'estetica, per esempio questa macchina qui, oltre alla parte, diciamo, dello scarico, ha anche questa parte qui che si chiama DAM,
che è stata modificata e che si va a accompagnare alla carrozzeria, mettendo, valorizzando quelli che sono gli scarichi che tu vedi. Quindi una piccola modifica, e che noi cerchiamo di, come diciamo sempre, facciamo il vedi e non vedi, cioè non facciamo mai delle modifiche stravolgenti, facciamo sempre delle cose, penso, con criterio, con gusto, però che ti danno, cioè danno al cliente la soddisfazione, valorizzano quello che è il desiderio del cliente, valorizzano quello che è la spesa che gli fa, ovviamente queste cose qui. Riassumendo in una frase? Noi lavoriamo sostanzialmente su quattro componenti, su quattro macro aree, quindi l'assetto, l'impianto frenante, l'estetica e la parte motore. Sempre andando a fare dei lavori, diciamo, di cesello, come si suol dire, ci possono cambiare tanti componenti, si possono valorizzare determinate funzioni, e questa è la nostra missione, cioè cercare di dare al cliente appassionato un qualche cosa di più personale. È come la differenza che può esserci tra un vestito comprato in un grande magazzino e un vestito fatto da un sarto, quindi ti calza un pochino più a pennello, come si suol dire. Sound, il suono, cioè viene modificato questo scarico per avere una sola... Lo scarico ha sempre un silenziatore, quindi non è uno scarico diretto che fa un rumore oltre determinati limiti, è sempre uno scarico silenziato, però riusciamo ad avere un timbro, una sonorità un pochino più sportiva, sempre dentro un determinato numero di decibel, che sono i 74 decibel di legno. Questo incide anche sui consumi? No, questo si consuma. Questo no. Fatto solo per questo, il suono, solo, il gusto di sentire quel, esatto, il motore. Esatto, quello che tu non hai in teoria con le macchine elettriche. Ovviamente, essendoci dell'olio, ci sono delle guarnizioni di tenuta, e con gli anni, col calore, col fatto magari di lasciarla ferma, perché sembra strano, ma una macchina si rovina molto di più a lasciarla ferma che non ad usarla, perché si seccano le guarnizioni. Quando si seccano le guarnizioni cominciano determinate perdite d'olio e vanno sistemate. Quindi diciamo che questo è, io cerco di essere obiettivo nelle mie valutazioni. Se vogliamo fare un parallelismo con una macchina elettrica, la macchina elettrica questo tipo di problemi non ce li ha. Questa parte, il motore, il cambio, questo è il cambio, questo è il motore, poi c'è tutto l'NMD scarico, come sulla macchina che vi ho fatto vedere prima, con la BMW di prima, quindi tutto quello che è la parte, diciamo, motore, cambio, differenziale e scarico, su una macchina elettrica non c'è. C'è quindi in realtà l'elettrico ci permetterà di semplificare la vita meccanica dell'auto, la gestione. Ma sicuramente ha molto meno componenti. Fatto 100, diciamo che la macchina termica è 100, una macchina elettrica a livello di componenti ne ha la metà. Poi ovviamente tutto il resto, il telaio, la carrozzeria, le gomme, le sospensioni, i freni, tutto quello che vuoi ci sono anche nella macchina elettrica. Però il vantaggio dell'elettrico è che comunque la sua gestione, la manutenzione è molto più leggera ed economica, molto più importante, forza, molto più easy del termico. Per cui in una valutazione globale bisogna tenere conto anche di questo, sicuramente anche di questo. Dall'altro lato sono componenti che vengono prodotte però molto di più da queste parti, che con l'elettrico cioè sarà l'impatto sociale diverso. Ma guarda, io continuo a dire, il discorso elettrico dovrebbe essere valutato, come dico, è veramente molto complesso. E a livello macroeconomico tu vai a stravolgere quello che è l'economia non solo dell'Italia. Non è che la tua critica all'elettrico parte dal fatto che poi rischi di perdere il lavoro? No, assolutamente no. Io guarda, se c'è una cosa che non mi tange, a parte che le macchine termiche erano probabilmente, io sarò già vecchio e decrepito quando non ci saranno più le macchine elettriche. Un altro aspetto, secondo me, un'altra informazione che è passata in maniera errata, è che la normativa europea, che adesso è stata sospesa perché Italia e Germania e Francia, mi sembra, hanno non dico posto il veto, ma hanno chiesto di sospendere, chiesto una sospensiva su questa normativa, è una percentuale molto circoscritta. Quindi tu vai a fare un ragionamento colpendo pesantemente questa parte per andare a risolvere una parte percentuale molto ristretta. Non è che risolvi... poi devo vedere le tabelle per dare sì, non è che risolvi i problemi del pianeta perché hai messo a posto... Cioè, a Milano, facciamo un esempio cretino, noi abbiamo, per fortuna nostra, una dei vanti di Milano, abbiamo un aeroporto, non dico in centro Milano, ma poco ci manca. Allora,
tutti quegli aerei che partono o atterrano a Milano, il cherosene che buttano fuori finisce a caduta su Milano, quindi tu puoi anche bloccare le macchine. Ma questa cosa qui cosa fai? O chiudi l'aeroporto e poi comunque gli aerei continuano a girare, le caldaie, i mezzi pesanti. Quindi hai fatto un problema, una demagogia che non ti risolve il problema, cioè non vai a risolverlo. Stesso amperaggio e alle stesse dimensioni. Questo è il liquido per i tegi cristalli, questo è il liquido dei freni, questa pesa molto 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 più. Quindi devi sempre considerare uno spostamento della massa, perché la macchina è una massa, e quindi devi sempre considerare lo spostamento della massa, che più è pesante più deve avere energia, o il motore termico o il motore elettrico. Vogliamo andare? Sì, dai, andiamo. We'll be right back.